apriamo il nostro SXI, apriamo il nostro client con le credenziali inserite all'atto dell'installazione e andiamo a verificare la versione del nostro SXI, quindi in help About VMware vSphere, vedremo che la nostra versione, la VMware SXI, la 623860. A questo punto la prima cosa da fare per poter effettuare l'aggiornamento è lo spegnimento di tutte le nostre macchine. Quindi andiamo a spegnerle. Nel nostro caso ne avremo una, però dovreste farlo per tutte le macchine che avete. Una volta spente le macchine, dobbiamo mettere il nostro SXI in maintenance mode. Ok, possiamo procedere alla verifica di accesso al nostro SXI. Non ci fa accedere perché dobbiamo apportare alcune modifiche nella configurazione. Andiamo in Configuration, in Security Profile, in Properties e andiamo ad avviare l'SSH, però lo abilitiamo affinché parta automaticamente con la partenza dell'SXI. Stessa cosa per l'SXI Shell. Quindi adesso se andassimo a riaprirlo vedremo che sarebbe programmato per l'autopartenza. Ok, adesso possiamo tranquillamente collegarci. Eccolo qui. Ora, i comandi per effettuare l'aggiornamento sono presenti sul nostro sito web, quindi in modo molto molto veloce possiamo accedere al blog del sito web e andare a fare un semplice copia e incolla dei programmi necessari all'aggiornamento. Quindi se andiamo su blog, nella sezione, eccolo qua, quindi se andiamo su blog nella sezione VMware troveremo aggiornamento VMware dove è spiegato anche in modo testuale quello che stiamo facendo. La prima cosa da fare, come c'è scritto, dobbiamo andare ad abilitare le regole del firewall HTTP client, cioè dobbiamo verificare che sia abilitata. In questo caso, copia, tasto destro, incolla. Ok, fatto. L'altra cosa da fare è verificare se l'SXI vada su internet e che acceda alla pagina di VMware. Aspettiamo un secondo. Ecco qua. Accede, quindi possiamo tranquillamente prendere il terzo comando, tasto destro, copia e incolla. E inviarlo. Ora chiaramente in base alla velocità della nostra linea DSL o della nostra connessione ad internet in generale dovremo attendere affinché tutto il pacchetto degli aggiornamenti venga scaricato e installato.
Successivamente a questo ci verrà, dovremo in pratica riavviare il nostro SXI e subito dopo verificare che tutto l'aggiornamento sia andato correttamente. L'aggiornamento è stato effettuato, adesso quello che dobbiamo assolutamente fare è un riavvio dell'SXI host, aspettare che chiaramente l'intero server venga riavviato per verificare se l'aggiornamento è stato effettuato correttamente. Si è perso il collegamento e dobbiamo solo attendere. Andiamo a vedere se la macchina si è riavviata. Eccola lì. A breve, eccolo qui. Perfetto. In effetti abbiamo un piccolo problema, cioè dobbiamo reinstallare il nuovo client. Quindi lo dobbiamo scaricare, installare e poi possiamo effettuare le nostre dovute verifiche. Installiamo. Questo lo possiamo ormai chiudere. Adesso siamo pronti a far partire il client aggiornato e chiaramente non aver problemi di collegamento. Perfetto, come possiamo vedere si è collegato tranquillamente. Dobbiamo solo chiaramente toglierlo dal maintenance mode. Possiamo tranquillamente andare in help about VMware vSphere per verificare che effettivamente l'aggiornamento ha avuto esito positivo. E l'ultima cosa che dobbiamo fare è mandare in esecuzione le VM per vedere che tutto sia a posto. È chiaro? Apparirà il messaggio, non dobbiamo fare altro che dire l'ho mossa perché in pratica adesso dovremmo far sì che abbia lo stesso ID precedente. Ok. Il gioco è fatto. Arrivederci al prossimo video tutorial e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube per essere sempre aggiornati sulle novità.